Inaugurato a Torino nei locali siti al pian terreno del plesso scolastico Parapia, il laboratorio di cucina e sala dell'Istituto Enogastronomico e Servizi per l'Ospitalità Alberghiera Ettore Majorana. Gli studenti, grazie alla preziosa sinergia tra Comune e Libero Consorzio Comunale di Enna, a distanza di appena un anno dall'istituzione del nuovo percorso di studi, potranno disporre di un'innovativa sala di ricettività attrezzata con strumentazioni all'avanguardia per poter svolgere e sperimentare le attività laboratoriali previste. Al Comune di Troina l'assessore Carmela Impellizzeri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica istituzionale. La decisione è frutto di un avvicendamento programmato da lungo tempo, data la sua lunga permanenza in giunta da ben due legislature consecutive. Nei prossimi giorni il sindaco Venezia provvederà alla nomina del neo assessore e al conferimento delle rispettive deleghe. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate quindi domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.